Io utilizzerò un filo come questo che ha il colore sfumato, ma voi potete utilizzare qualsiasi colore, e l'uncinetto appunto di riferimento. Iniziamo con il cappietto appunto iniziale, facciamo 6 o 8 catenelle, dipende sempre quanto volete largo il buchino iniziale, e dipende anche da se lavorate più lento o più stretto. Io ne farò 6 perché lavoro stretto, e poi chiudiamo a cerchio come al solito, insomma, come in tutti i tutorial che vi ho presentato. Anzi, vi metto tutti i link e la playlist di tutti i miei tutorial all'uncinetto e anche dei miei tutorial di gioielli. Fatto il cerchietto iniziale, possiamo cominciare il nostro lavoro. Faremo 3 catenelle. Queste 3 catenelle rappresenteranno la prima maglia alta, perché adesso andremo a fare 2 maglie alte che andranno a formare il primo lato del nostro rombo. Quindi facciamo una maglia alta, 2 maglie alte, poi facciamo il primo spazio che si formerà, che formerà, diciamo, l'angolo dei nostri rombi. Quindi facciamo 2 catenelle e 3 maglie alte. Prima ne abbiamo fatte due perché una era formata già dalle nostre 3 catenelle iniziali. Ma per tutto il giro faremo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, per un totale di 4 lati. 4 volte la stessa sequenza per formare i 4 lati del nostro quadrato barra rombo. Quindi di nuovo 2 catenelle, 3 maglie alte, entrato il sole nella stanza. 2 catenelle e 3 maglie alte. Ultima maglia alta. Finiamo il lavoro perché siamo arrivati, abbiamo fatto i nostri 4 lati, ma per unirci al lavoro precedente, visto che iniziava con una maglia alta, dobbiamo fare 2 catenelle di congiunzione per fare l'ultimo buchino dei nostri 4 lati. Quindi facciamo le nostre 2 catenelle. Eccole qua, e ci andiamo a unire con una maglia bassissima sulla prima catenella del lavoro che abbiamo fatto in precedenza, per concludere così il giro e formare questi 4 buchini e il nostro cerchietto, il nostro quadratino barra rombo. Eccoli qua, guardate come si vedono bene. Andiamo adesso a tagliare questo filo interrotto, lo nascondiamo in un paio di maglie qui e là e lo tagliamo, così non ci darà più fastidio. Questo lavoro andrà tutto inamidato. Qui non giriamo il lavoro, ma continuiamo sullo stesso lato, perché appunto è un orecchino. Si parte sempre con le nostre 3 catenelle. Adesso andiamo a fare 2 maglie alte come all'inizio, perché la prima è già formata dalle 3 catenelle. Quindi andiamo a fare la seconda maglia alta nella seconda maglia alta che troviamo e la terza maglia alta nella terza maglia alta che troviamo qui. Adesso che abbiamo fatto le 3 maglie alte, appunto sopra alle maglie alte precedenti, dobbiamo andare a riempire questo buchino qui formato dalle 2 catenelle. Qui dentro ci dobbiamo fare 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, tutte all'interno del buco. Adesso ripartiamo con la sequenza delle 3 maglie alte sopra le altre 3 maglie alte del giro precedente e poi quando incontriamo il buco di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e poi 3 maglie alte sopra e terminiamo come vi faccio vedere. Qui vedete uno smalto diverso perché purtroppo il pezzo iniziale del video originale non era venuto bene, ero fuori inquadratura completa e quindi ho dovuto rifarlo da capo e questo mi ha fatto perdere un po' di tempo, quindi niente, cose che succedono a chi fa video su YouTube. Un bacione!
In questo caso ci sono due modalità di lavoro. Una è quella che vedremo in questo video, che è bellissima con il rombo molto grande. La seconda lavorazione è quest'altra lavorazione, cioè con i lembi da un lato più stretti e le punte più lunghe in modo da creare un rombo più allungato. La differenza la vedete molto bene se io mi allontano un pochino. A parte questo è un filo più grande, è un filato più grande, ma la forma, vedete, questa è più a rombo e questa è più a quadrato. Per il tutorial che stiamo facendo adesso vedrete questa modalità di lavoro. Il tutorial che vi metto il link in questo momento preciso, è di quest'altro della versione allungata. Scegliete voi quale volete fare oppure provateli tutte e due e poi nel momento in cui, come ho fatto io, le avete tutte e due davanti agli occhi, scegliete qual è la versione che vi piace di più. Se me lo fate sapere io sarò contenta, quindi scrivetemi un commentino qui sotto. E adesso proseguiamo con il nostro lavoro. In questa situazione, come vedete, ho quasi terminato il giro. Praticamente su una sponda del lavoro abbiamo le maglie alte del secondo giro. Qui abbiamo il buco formato dalle 3 catenelle, qui è dove sto lavorando. Quindi siamo praticamente arrivati al termine del lavoro e mi manca appunto che dentro al buco ci devo fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Lo facciamo insieme. Come vedete, lavorando all'interno del buchino, lo stesso si allargherà, quindi si vedrà meglio nel momento in cui indosserete l'orecchino. Eccoci arrivati appunto che i due lavori si congiungono e andremo con questo cappietto, senza mettere niente sull'uncinetto, a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella, praticamente l'inizio della prima maglia del lavoro sottostante. Così da chiudere il lavoro perfettamente, eccolo qua, e abbiamo ottenuto un quadrato, lo vedete chiaramente, il quadratino. Adesso andiamo a fare il giro finale perché abbiamo già finito il lavoro praticamente. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un lavoro di decorazione e di finitura più stretta del lavoro, non più a maglia alta ma a maglia bassa, così da rendere anche più rigido l'orecchino. Quindi iniziamo con le nostre maglie basse, quindi facciamo 2 catenelle. Iniziamo una maglia bassa dalla prima maglia che ci troviamo qui. Maglia bassa vuol dire non prendere il filo sull'uncinetto all'inizio del lavoro. Queste risulteranno appunto due maglie basse perché una è formata dalle 2 catenelle e una è formata dalla maglia bassa. 2 catenelle e andiamo a fare una sorta di pippiolino passando con l'uncinetto all'interno della maglia sottostante, quindi questi due filini che abbiamo qui sotto all'interno della maglia. Prendiamo il filo sottostante, lo tiriamo sopra e ci facciamo una maglia bassa. Questo pippiolino lo andiamo a fermare nella maglia successiva, sempre con una maglia bassa. E due. Si è formata questa punta che adesso non vedete bene perché all'inizio del lavoro sembra una coroncina. Fatte le due maglie basse, facciamo di nuovo 2 catenelle, entriamo con l'uncinetto nei due filini qua sotto, che formano appunto la maglia, ci passiamo dentro prendendo il filo, lo prendiamo di nuovo e passiamo sempre nei due. Eccoci qua, andiamo a fissare questo pippiolino sempre con una maglia bassa, una qui e una nella successiva. Cercheremo di far capitare appunto i pippiolini anche all'interno dei buchini, proprio per fare un lavoro preciso. 1 e 2 di catenelle e poi entriamo in quei due filini lì senza prendere il filo, entriamo in questi due qua, tiriamo e tiriamo. Se avete fatto bene i calcoli, vi trovate una maglia qui vicino al buchino, sempre bassa, e una maglia bassa all'interno del buco, in modo da fare il pippiolino in corrispondenza di questo buchino. Se volete, qui potete fare anche 3 catenelle per fare più lungo, diciamo, più alto il pippiolino. Nella prima maglia che ci troviamo, facciamo una maglia bassa e continuiamo così per tutto il lavoro. Quindi tutte quante maglie basse, 2 maglie basse, 2 catenelle, entriamo nella maglia sottostante, chiudiamo maglia bassa, 2 maglie basse, fino alla fine del lavoro e fino a tornare qui davanti. Facciamo l'ultimo pezzetto insieme come abbiamo fatto prima. Sono arrivata in prossimità del buco sempre e ho appunto il pippiolino aperto, cioè devo fare le due maglie per fissarlo. Una la faccio prima del buco e una la faccio dentro il buco.
parto con le 2 catenelle, 1 e 2, le chiudo senza prendere il filo, chiudo il pippiolino e poi le vado a fissare fuori dal cerchietto nella prima maglia che incontro con una maglia bassa. 1 e 2 come sempre. Di nuovo un nuovo pippiolino, quindi 2 catenelle, senza prendere il filo, entro in questi due fili, prendo il filo, tiro e tiro. Qui vedete c'è la nuova lavorazione. Vado a fissarlo sempre con una maglia bassa qui. E poi con una maglia bassissima vado a fissare questa maglia bassa a quest'altra. Quindi non prendo il filo all'inizio, lo prendo dentro e poi lo chiudo solamente. Eccoci qua. Col lavoro terminato, a me piace tantissimo. Poi questi fili multicolor mi piacciono tantissimo. Eccolo qua, lo vedete bello che è finito. Adesso dobbiamo andare a fissare e a chiudere il lavoro. Quindi tagliamo, io lo chiudo in questo modo, poi ognuno lo chiude in modo diverso. Chiudo, faccio passare il filo col tagliato all'interno del cappietto. Tiro questo filo stesso, cerco di farlo mettere bene prima di tirare del tutto, tiro e farà proprio un nodo finale. Giro il lavoro alla rovescia e cerco di fissare questo filo. Faccio passare un po' qua e là. Considerando che è chiaro, cercherò di farlo passare nelle parti chiare, perché altrimenti se lo faccio passare dove è scuro si vedrà un po' di più questo passaggio. Questi fili multicolor, per alcuni versi, è meglio avere un po' di esperienza perché su bianco gli errori secondo me si vedono meno, nero su nero, bianco su bianco. Questi multicolor, secondo me, gli errori si vedono di più perché quando tu passi in una maglia si vede che ci sei passato e se ci sei passato male si vede anche che sei passato male perché vedete tutti le maglie prese, le vedete tutte. E quindi se c'è un errore qui su questi multicolor si vede benissimo. Quindi secondo me non è proprio, sembrerebbe un filo da principianti, perché dici nasconde tutto, in realtà nasconde più un filo monocolore. Sempre secondo i miei ragionamenti, può darsi che sbaglio anche, non so. Niente, una volta chiuso tutto e fatto passare un po' di qua, un po' di là, lo tagliate perché tanto comunque questo lavoro andrà inamidato. Io non vi faccio rivedere l'inamidatura in questo video perché mi sembrerebbe un po' un controsenso perché ho già un video fatto dell'inamidatura degli orecchini all'uncinetto. Come vedete il colore ha sfumato in modo diverso perché ogni lavoro insomma cambia la sfumatura in questi fili e mi piace tantissimo. Per vedere come inamidare questi orecchini e quindi renderli rigidi appunto per poterli montare e mettere una monachella e portarli all'orecchio, vi lascio al video, vi lascio qui il link del video di riferimento. Uno è la miniatura e uno è la montatura. E niente, vi lascio anche il link del video appunto della variante, questa qui più stretta e più lunga, che non vedete perché bianco su bianco non vedete assolutamente niente. Ma eccolo qui. Vi lascio al prossimo tutorial. Un bacione, grazie di avermi guardato fino a qui. Se volete mettetemi un pollice in su se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati. Un commentino se vi va su se vi è piaciuto o non vi è piaciuto qualche cosa di questo video. Ciao, ciao ciao!